Il futuro è nell'artigianato, nell'artigianato evoluto, nell'artigianato digitale. Le tradizionali abilità manuali degli artigiani italiani, uniti alla loro fantasia, al loro estro e grazie alle nuove tecnologie, possono permettere di fare un salto di qualità, di rilanciare il manufatturiero in Italia, creando occupazione, sviluppo e favorendo anche l'autoimprenditoria giovanile, realizzando così quella che viene definita la terza rivoluzione industriale, resa possibile dalle nuove tecnologie, dalle stampanti 3D in primo luogo, dai nuovi materiali ABS, PLA, fibra di carbonio, insomma, che stanno sostituendo ormai l'acciaio e l'alluminio, e grazie anche a nuovi processi produttivi, legati soprattutto alla condivisione di idee, anche online, e allo sviluppo di software open source. In questo modo gli artigiani, i ragazzi anche, potranno costruirsi da sé il proprio futuro professionale. Sicurezza Lavoro infatti sta anche sviluppando dei corsi riservati agli studenti delle scuole superiori e non solo, per imparare ad assemblare una stampante 3D e a sviluppare queste nuove tecnologie di stampa che possono avere applicazioni in diversi campi, dal design all'oggettistica, alla costruzione di componenti, di ingranaggi, di prototipi. Si può fare insomma qualsiasi cosa, dalla custodia del cellulare a una chitarra, addirittura a una macchina fotografica. Insomma, l'unico limite è la fantasia. Questa rivoluzione è iniziata, come tante altre, a Torino, per quanto riguarda l'Italia, nei spazi del Fab Lab, che sono stati presentati per prima volta in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia alle OGR. Ora è una realtà che si sta sviluppando, Sicurezza Lavoro la sta seguendo con interesse e speriamo che davvero il futuro del lavoro sia nell'artigianato, nell'artigianato digitale. Il Fab Lab è un laboratorio condiviso tra le persone che ha un obiettivo molto semplice, cioè rendere un oggetto vero quello che una persona ha in mente. Nasce tutto in America nel 2006 circa. Il nome Fab Lab è proprio Fabrication Laboratory, cioè questi laboratori nati all'MIT che avevano come obiettivo quello di trasformare progetti digitali, quindi file, in oggetti. Per fare questo si passa ovviamente attraverso delle macchine. Queste macchine sono tutte controllate da un computer. Le stampanti 3D sono delle macchine nate per la prototipazione rapida, cioè per fare i primi oggetti industrialmente, e che però negli ultimi anni si sono evolute grazie a progetti open source in macchine a basso costo, assemblabili e appunto open source, cioè di cui il progetto è disponibile online. Questo consente a chiunque di costruirsele oppure di modificarle. Queste macchine sono quelle che vedete qui alle mie spalle, hanno dei costi che vanno dai 600 euro fino ai 2000, la maggior parte si attesta intorno ai 1000 e quindi sono veramente alla portata di tutti. Questo tipo di macchine consentono di costruire veri e propri oggetti con diversi materiali plastici. I più usati sono dei biopolimeri, quindi in cui anche l'aspetto ambientale è molto importante. Sono polimeri nati e costruiti a partire da scarti di lavorazione dell'agricoltura. Oltre a questi ci sono materiali gommosi, materiali che ricordano il legno, quindi un po' più naturali, materiali tecnici. Il mondo dei materiali si sta espandendo molto rapidamente. Allora, queste macchine consentono di fare dalla parte meccanica al prototipo, al componente per costruire altre macchine, al progetto del designer, al modello di architettura. Oltre a essere una rivoluzione, diciamo, tecnologica, il Fab Lab è una rivoluzione culturale, cioè è uno dei pochi posti in cui viene data la possibilità alle persone di mettere le mani su tecnologie che normalmente sono proibitive, sono troppo costose o troppo complesse. Quindi quello che avviene in questi spazi è la contaminazione tra conoscenze diverse, quindi l'informatico aiuta il designer nella parte di programmazione, il designer aiuta l'ingegnere nella parte estetica o di 3D, ingegnere dal suo contributo meccanico, e quindi quello che succede è che questi spazi diventano degli hub, dei punti di incontro per competenze molto diverse, e qui effettivamente arrivano dagli studenti ai pensionati ai professionisti. Quindi
come dire, un target molto molto eterogeneo. Noi siamo un'associazione, quindi come ogni associazione basta tesserarsi per accedere agli spazi e ai macchinari. Essendo un'associazione, quello che abbiamo deciso è di non basare ogni cosa su moneta, quindi sul pagamento di servizi, ma più su uno scambio di competenze e di conoscenze. Questo tipo di scambio è regolato in crediti, una forma di moneta interna, per cui chi mette a disposizione competenze e tempo all'associazione riceve un credito, appunto, che può essere usato per stampare in 3D qualcosa, tagliare con il laser o accedere ad altra conoscenza, cioè accedere ai workshop o ai corsi fatti da altri utenti. Questo sistema consente veramente a chiunque, con una cifra minima, di partecipare alle attività che vengono fatte. A gennaio ci sarà un primo esperimento di costruzione e utilizzo, quindi di macchinari per la biologia, quindi un mondo molto particolare, cose che normalmente si vedono solo nei laboratori, così come attività con i bambini, con le classi delle elementari, con le università, facciamo dei corsi di formazione, dei corsi universitari veri e propri. Ci saranno workshop più pratici, per cui per esempio di saldatura a elettrodo con uno studio che ha collaborato con diversi artisti, così come di costruzione e utilizzo di macchine per la stampa 3D. Questo è un progetto che svilupperemo insieme a Sicurezza e Lavoro all'interno delle scuole, quindi a contatto con i futuri utenti di quello che sono queste tecnologie, ad oggi viste come cose strane, ma che è analogo a quello che era il computer negli anni 90, quindi una cosa che sta diventando assolutamente di uso comune. Sono un maker e vi presento quest'idea, che è un'idea per una startup. Offriamo delle batterie molto semplici per caricare i telefoni durante i pasti o comunque sei al ristorante, alle fiere e tutto. Tu semplicemente prendi la batteria, attacchi il telefono e voilà, è carica. E andiamo alla Maker Faire di Roma, andiamo a Vienna, a Pioneers, prossima settimana siamo già a Roma per TechCrunch e altri eventi. Abbiamo quest'idea già in sviluppo e in test in alcuni locali, sta avendo un grosso successo sia per i giovani sia per i businessmen che si fermano per caricare il telefono, l'iPad e tutto. Ho 26 anni, sono diventato un... sono nato maker. Ho iniziato con i Lego, ho iniziato a smontare cose, ci sono nato. Mi è sempre piaciuto pacioccare con tutto e diciamo che l'epoca digitale, con le stampanti tridimensionali e con... tutte le opportunità che si hanno adesso con internet è molto più facile e un posto come il Fab Lab lo rende alla portata di tutti.